Ciao, buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Quattro Chiacchiere con la nostra ospite di oggi, sarà la dottoressa Manuela Rigo e parleremo di un argomento interessantissimo, come attivare il metabolismo. Credo che questo argomento possa essere di ampissimo interesse, anche perché facciamo una vita veramente sedentaria, cioè noi non siamo fatti per fare sta vita seduti tutto il giorno, i miei capelli sono molto wild quest'oggi. Allora, fatemi invitare la Manu Rigo. Ah, già, la Manu con il suo profilo nuovo. Eccola qua. No, ho sbagliato, ragazzi. Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Spero che... No, non posso sperare che non faccia caldo da voi perché fa caldo su tutta l'Italia. Io ieri sono arrivata qui alle 3 di pomeriggio. Alle 3 di pomeriggio a 1000 metri c'erano 34 gradi. Fuori di testa. Manu, se non riesci a entrare, mandami tu la richiesta, che di solito funziona sempre meglio. Buongiorno, 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 buongiorno. Manu. Instagram ogni tanto fa veramente i capriccetti. Dai, ma che bello! Sono una ciocchino lover da più di da un mese, non potrei essere più entusiasta di così. Che bello! Manuela Riva non può partecipare. Manu, prova a mandarmi tu la richiesta. Io comunque ti reinvito, eh. Perché di solito dopo la terza o la quarta funziona. Ok, andata. Il caldo ci sta distruggendo il metabolismo. Forse è l'unica nota positiva del caldo che ti fa passare voglia di mangiare, no? Anche di allenarti, però, direte voi. Bisogna allenarsi la mattina all'alba. Infatti, sapete, in queste mattine che sono andata al mare a vedere l'alba, c'era un sacco di gente che camminava alle 6:30 del mattino, ma voi non sapete quanta, tantissima. Aspettate, vediamo se la mano mi dice qualcosa su questo altro telefono. Ok. No, ce la faremo, ragazze, chi la dura? Come Manuela Riva ha rifiutato, ma no. Figurati se ha rifiutato. A me non passa mai la voglia di mangiare, neanche a me. Devo dire che neanche a me. Questo è un po' wild, credo che debba andare da questa parte. Meno male che domenica vado a tagliarmi i capelli perché cioè, non stanno più da nessuna parte. Niente, oggi litighiamo. Ma Manu, cosa facciamo? Vogliamo provare a rifarla, secondo te? Cioè, esco e rientro? Aspettate, facciamo così, che la chiamo. Così ci dice cosa le succede. Mi ha attaccato il telefono. Riproviamo. Caro Instagram. Riprovo. Riprova, Elena, sarai più fortunata. Vedi, ti Ci vedo. sono. Ah. Scusate. Come sei bella? No, non è vero, sono Ripetimi. stanca, turbata dalla vita, ma vabbè, mi sono un po' truccata, questo sì.
E invece sei molto bella, forse perché sei Vuoi molto vedere la fragile. ricrescita? Vuoi vedere la ricrescita dei capelli bianchi? No, Ma no, no, vabbè. sono gli occhi e il viso. Sei no, Manu, veramente, ti Ti giuro. dico un trucco allora, dopo che si piange, evidentemente si è più belli. Sì, perché viene fuori quella parte lì, secondo me, quella vulnerabile che non. A te Sì. non so se ti piace tanto, a me non piace per niente. A me piace, magari ad altri piace meno, ma insomma, È vabbè. vero. Siamo Secondo me oltre. forse è molto, molto bella. Ma io, come dire, cos'è? Sei tu? Io la rispetto quella mia parte, però insomma, si fa fatica a farla Aspetta accettare. un secondo, perché secondo me è Amazon. Scusate un secondo, Come pronto? altro? No, è un call center. Che palle, basta, via, lo metto qua, via, addio. A te cos'è che la rispetti molto quella parte lì? Sì, Come mai? certo. Sì, a volte me ne vergogno un po', perché comunque mette un po' in difficoltà, no? Chi ti sta attorno. In realtà va accettata, ha un senso anche quella. Sì, ma nessuno, non lo voglio mettere in dubbio. Io non sono una grande fan della debolezza e della vulnerabilità, no? Ma so che sono Non stati. sono sinonimi, però. Non sono sinonimi, cioè non è esattamente la stessa cosa. Hai ragione. C'è una differenza sottile tra le due cose. Io non mi reputo debole, sono sicuramente vulnerabile, però. È Come una cosa chiunque che si altro. accompagna a un certo tipo di sensibilità, che insomma a volte si fa un pochino di fatica a gestire. Comunque, chiusa la parentesi dei gran cazzi miei, Sei bellissima. bellissima. Mi stupisce che siamo addirittura in 60 perché non l'abbiamo detto a nessuno. Tanto valeva che ci trovassimo a bere un caffè io e te, era Ma uguale. perché questo è un ottimo orario per fare le dirette, ho scoperto io. Perché la gente è in pausa pranzo, scusate, ci sono. No, ho avuto un abbassamento di voce in questi giorni, credo che sia un po' la questione aria condizionata, cose varie, cose non dette, un po' di tutto. Dai, e sicuramente anche l'abbassamento del livello di stress, Manu, no? Allora, io sono ancora in cima a livello di stress, ma adesso vado giù in picchiata, nel senso che ufficialmente l'ambulatorio è chiuso, devo recuperare un giorno settimana prossima, perché non sono stata bene martedì, ma it's over, ci si rivede tutti a settembre. Hasta la vista e vigia il riposo, perché ho capito questa cosa che non ci si può A prendere cura settembre? del a No, settembre, cioè tu ti giuro. prendi 40 giorni di ferie? Oh yes, e non me ne vergogno. Allora, No, Elena, io come non è si una cosa, fa? io ti invidio moltissimo. Ho capito, Wow! hai fatto le tue scelte, ti sei trasferita in montagna, no? Quindi è un po' come se fossi un pochino in vacanza tutti i giorni. Io sono qua. No, beh, sì, il posto dove sei fa la differenza. Sai che stavo più fuori a camminare quando abitavo a Monza che qui in montagna? Perché c'era il Vergogno parco? un po'. No, è che qui non ho tempo. Infatti adesso devo organizzarmi meglio. Sì, allora quello che ho capito per il mio lavoro è che difficilmente posso avere l'energia per prendermi cura degli altri se prima non mi prendo cura anche un pochino di me stessa. Quindi non è una cattiveria negare l'appuntamento alle persone, ma semplicemente non sarei in grado di fare bene il mio lavoro arrivata a questo troppo pieno di adesso. Immagino. E poi ho detto onestamente, cioè uno che viene a fare la prima visita a fine luglio, ma la fai la dieta in Sardegna poi? Io non ci credo, okay? Tanto vale rimandare a settembre. No, ma vero, vero, ma poi sai, col caldo comunque è più difficile lavorare, secondo me fai benissimo, brava, complimenti, Va brava. bene così. E poi non c'ho l'aria condizionata in studio, quindi ciao. Si sente male la mia voce? Era andata via per un attimo, però io in realtà ti sento bene. Ok, vabbè, fatemi sapere se si sente male o me o la Manu, così. Allora, cara Manu, quest'oggi ci troviamo per un argomento molto interessante che tu hai già trattato con Claudia. Sì, e la diretta non era stata salvata, quindi era andata persa.
Quindi non c'è traccia di quella roba lì e quindi è giusto rifarla. Infatti, tu non te lo ricordi, ma poi avevamo cercato di rifarla assieme noi tre, ma non c'era mai stata la data giusta, proprio perché non l'aveva salvata. E niente, quindi riparliamone oggi, anche se forse era proprio un tema da più fine primavera, no? Quando c'è l'impazzimento del devo perdere 5 kg perché devo andare al mare, quindi il metabolismo lo devo riattivare. In realtà, come dire, è un argomento sempre, sempre di moda. Tutti vorrebbero avere un metabolismo attivo, fondamentalmente. E quindi oggi parliamo di questo, cioè come riattivare il metabolismo, se è vero che il metabolismo può morire, ci può abbandonare, se sono, insomma, titoli da TG2 Salute o se hanno un senso. Io ovviamente, come al solito, non mi sono preparata, anche perché te l'hai dimenticata della No, diretta. ieri mi sono dimenticata di fare il countdown, Ok. quindi mi ero dimenticata. Ah, vabbè. Okay. Comunque Certo, non certo. l'ho fatta una scaletta, ma tanto poi con te si va sempre all'improvvisazione, quindi detto, è anche inutile che mi faccio la scaletta Assolutamente. fondamentalmente. Allora, io partirei per... dimmi. No, vai. Prima domanda. Sì. Che cos'è il metabolismo? Mi hai letto nel pensiero perché stavo dicendo partiamo da una definizione, no? Cioè, come per fare le cose bene partiamo da una definizione. Allora, il metabolismo altro non è che l'insieme di tutte le reazioni che avvengono nel nostro organismo. Questo, ok? Siccome l'energia non si crea né si distrugge, queste reazioni devono essere alimentate da dell'energia, ok? Quindi implicano un dispendio energetico. Questo fondamentalmente. Aspetta che degli appunti in sottofondo, una vecchia presentazione ce li ho. E allora è evidente, senza dover fare grossi calcoli matematici, che più energia io consumo, okay? Quindi più il mio metabolismo è alto, più io posso mangiare se voglio mangiare, okay? Senza ingrassare, o più facilmente posso dimagrire. Quindi è un obiettivo di tutti quello di mantenere un buon metabolismo. Ok, Penso di non aver detto una roba strana fino ad adesso. Manu, un'altra domanda. Mi avvicino perché mi hanno detto che si sente bassa la mia Sento voce. bene. Ragazzi, avete provato ad alzare il volume? Però dicono no, dicono che tu ti senti bene, io invece sono bassa. Però sì, registreremo la diretta come sempre, la troverete anche su YouTube. Un'altra Ah, anche cosa. su YouTube. Adesso Ok. abbiamo la pagina su YouTube, Ah, cioè c'è devo già un bel po'. scrivere. Sì, e a brevissimo avremo anche i podcast su Spotify, eccetera. Super tech. Sì. Manu, tu avevi fatto una volta una specificazione molto importante. Cosa significa perdere peso? Giusto. Dimagrire, no, cosa significa dimagrire? Dimagrire. Ah, dimagrire non equivale a perdere peso, punto. Ovvero oggi peso 62, sto parlando del mio peso, voglio dimagrire, tra 2 settimane mi peso e peso 60. Sono dimagrita 2 kg, le balle, cioè è assai improbabile che io sia effettivamente dimagrita 2 kg. Ho perso quel peso, ok? Il peso, quello che noi diciamo che quello che noi chiamiamo peso di fatto è la massa, ok? E la massa di cui noi siamo costituiti è in soldoni, massa magra e massa grassa. La massa magra, diciamo che anche qua in soldoni, quindi con una certa semplificazione, è composta da acqua e da muscolo. Quello che noi vogliamo perdere quando intendiamo dimagrire è fondamentalmente la massa grassa. Quindi noi vogliamo perdere peso senza intaccare la massa magra. E qua è dovuta una specifica, perché in realtà, soprattutto se io ho un certo sovrappeso, può essere che quel sovrappeso sia in parte dovuto anche a un eccesso di liquidi che vengono ritenuti in virtù dello stato infiammatorio. Quindi in realtà io voglio perdere anche acqua, ok? Nel mio processo di dimagrimento mi interessa perdere anche l'acqua, se quell'acqua effettivamente è in eccesso. Okay. Però fondamentalmente il dimagrimento è inteso come perdita di massa grassa. Quello che io non voglio che succeda è perdere massa magra, scusate, perdere massa muscolare. Okay? Questo non lo voglio perché?
Perché, e allora ritorniamo alla definizione che abbiamo dato di metabolismo, no? Metabolismo è l'energia, scusate, sono l'insieme delle reazioni, quindi corrisponde a un dispendio energetico. Quel dispendio energetico, come adesso vi spiegherò, è legato a varie componenti. La componente base, quella da cui dipende la maggior percentuale del dispendio, è data dal metabolismo basale. Okay? Quindi quell'energia che ognuno di noi consumerebbe se passasse un'intera giornata, come vorrei fare io adesso, a letto con gli occhi chiusi senza fare niente, quindi per stare in vita, senza neanche pensare, che sarebbe il mio obiettivo di ora. Comunque per stare in vita, consuma, cioè per far andare Scusate, avanti prendo un quelle... po' d'acqua. Sì, io vado avanti. Per fare andare avanti quelle reazioni base che servono a tenerci in vita, comunque consuma un certo quantitativo di energia. Ora, statemi bene a sentire, questo quantitativo di energia dipende in buona parte dalla massa muscolare. Ok? Ci sono, se Scusa, vuole... aspettate. Manu, ripeti questa cosa? Il dispendio energetico di base, quindi il metabolismo basale, dipende in buona parte dalla quantità di massa muscolare. Quindi, quando io voglio perdere peso, inteso come perdere grasso, non voglio perdere anche la massa muscolare, perché sennò mi ritrovo con un metabolismo più basso. Ora, per dimagrimenti importanti è abbastanza normale perdere anche una certa piccola quota di massa muscolare. Quindi, so, se perdo 20 kg, se anche ne perdo 2 di muscolo, che poi non è... Adesso io sto banalizzando. Questi numeri di cui io vi parlo, quando andate da un nutrizionista che ha un bioimpedenziometro, cioè un macchinario che permette di fare una misurazione, che è sempre una stima, però insomma, è abbastanza accurata, della composizione corporea, quello che si valuta è effettivamente la componente di massa cellulare metabolicamente attiva, che è quella che io non voglio perdere, la massa grassa e l'acqua. Okay? Allora, se perdo 20 kg, ci sta di perdere anche 1,5 kg, 2 di massa cellulare. È normale. Okay. Ma se io ne perdo 4 e 2 sono di muscolo e 2 sono di grasso, beh, non è che ho fatto un bell'affare. Tra l'altro mi rimane praticamente invariata la percentuale di massa grassa, perché noi dobbiamo puntare non tanto a un peso ideale, posto che ognuno di noi in testa ce l'ha. Cioè, quando vengono le persone in studio, io chiedo sempre in modo anche un po' provocatorio, che numero hai in testa? Okay? Perché tutte... Le donne in particolare, però anche gli uomini, un peso in testa ce l'hanno e questo peso corrisponde di solito all'ultima volta che si sono sentiti bene nel loro corpo. A quando stavo bene pesavo tot, ok? Quindi lì voglio tornare. Quello che non considerano è che magari nel tempo sì sono ingrassati, ma magari hanno cominciato un percorso in palestra, hanno messo massa muscolare. E quindi il peso sì è aumentato in virtù del grasso, ma è aumentato anche in virtù del muscolo. Ecco, quel peso in più legato al muscolo non lo vogliono perdere, perché se lo perdessero avrebbero un metabolismo basale più basso e quindi un pacco, cioè darsi la zappa sui piedi fondamentalmente. Non so se mi sono spiegata. Chiarissima. Ok. Aspetta, Se... me la spieghiamo questa cosa però, cioè perché il muscolo aumenta il metabolismo? Certo, nel mio discorso mentale a un certo punto arriva anche questo. Ah, volevo, non Scusa. fa, ecco. Se non andate da un nutrizionista che ha il bioimpedenziometro e volete comunque avere una vaga idea di quello che è il vostro metabolismo basale, esistono in rete dei calcolatori basati su delle equazioni che sono un po' vecchie come il cucco, si chiamano Harris-Benedict, è la più famosa, voi mettete dentro i vostri dati. I dati sono quelli di sesso, quindi uomo o donna cambia, età e peso. Okay? È chiaro però che lì io ci metto dentro il peso, non ci metto dentro la massa muscolare, perché non posso sapere qual è. E queste equazioni, diciamo, si fondano sull'idea che uno non sia eccessivamente in sovrappeso, perché sennò poi perde un pochino di significato. Tra l'altro sono fatte su modelli un po' vecchi, in cui la statura media era diversa, c'era meno sovrappeso, quindi non sono così valide. Ma
in fin dei conti a voi non è che 100 kilocalorie in più o in meno al giorno non è che vi cambia la vita. E in realtà non vi cambia neanche sapere il numero preciso, perché non è che quando poi durante la giornata vi alimentate state lì a dire: oddio, ho assunto 1500 calorie piuttosto che 1300, piuttosto che 1700. Non è questo il ragionamento da farsi. Ok? Anche perché volendo proprio ad andare a girare il dito della piaga, quello che si è visto è che la restrizione calorica, allora, sapere qual è il proprio metabolismo, serve sostanzialmente nelle diete vecchio stampo per dire: ah, il tuo fabbisogno è di 2000 calorie, già che te ne do 1300, così sicuramente dimagrirai. Quindi la dieta poi viene stilata sulla base di una teoria calorica. Okay. Che sembra una roba ormai superatissima, vecchia come il cucco, ma io in studio ancora vedo persone a cui nutrizionisti giovani hanno detto: è tutta una questione di numeri. Numeri sicuramente contano, ma non è tutta solo una questione di numeri, cioè non è questione di ti do delle calorie in meno, punto. Adesso vedremo perché. Quindi la restrizione calorica, dicevo, è meno efficace nel lungo termine rispetto per esempio alla pratica del digiuno intermittente. Quindi, sì, del digiuno intermittente. Quindi io posso anche, come dire, non stare a fare più di tanto caso a quello che mangio, ma restringere il tempo in cui mangio e giocarmela più su un discorso di digiuno, ok? Durante il digiuno quello che succede è che si ha un brusco, poi brusco per alcune persone più che per altre, dell'insulina, ok? E questo, adesso magari entriamo più nel dettaglio, è l'ormone chiave che permette di poter accedere alle scorte di grasso e consumarle, che poi vuol dire dimagrire. Scusa, ma durante il digiuno c'è un brusco. Abbassamento dell'insulina. Quando io non mangio per un tot di ore, questo tot di ore è almeno le 15-16, cioè quando io parlo di digiuno intermittente sono 15-16 ore, se io mi astengo dal mangiare per quel monte ore, ho una buona probabilità che la mia insulina cali molto. Solo quando l'insulina è bassa, è come se io sbloccassi la chiave che tiene chiusi gli adipociti, che sono le cellule riserva di grasso. Allora io quelli voglio andare a prendere per dimagrire, no? Voglio andare a prendere gli adipociti dei fianchi, della panza, delle braccia, poi ognuno ce li ha in certe zone piuttosto che in altre. Se l'insulina è alta, è come se costituisse un blocco, poi biochimicamente questo ha un senso, ha dei dettagli, ma che non vi sto a dire perché non ve ne frega niente, però funziona così, è come se fosse un semaforo rosso o un lucchetto chiuso a chiave sull'adipocita. Quindi io non posso accedere efficacemente alle cellule di grasso se l'insulina è alta. Quindi mi ricollego a quello che dicevo prima: se la mia dieta è basata esclusivamente sul conto delle calorie, beh, io posso avere poi una diversa distribuzione di macronutrienti, fare una dieta anche solo a base di bignè, magari non potrò mangiarne tantissimi perché devo stare entro le 1200 calorie. Però sto facendo una dieta solo a base di bignè e i conti tornano lo stesso. Dimagrirò? Bah, insomma, dipende. Allora, dipende perché innanzitutto farò più fatica, ok? Farò più fatica perché sarò in preda a questi su e giù della glicemia. Quando la glicemia sale rapidamente, poi chiaramente anche ridiscende molto rapidamente, quando ridiscende io avrò fame, ok? E quindi so che mi sono già giocato le mie 1200 calorie, non posso mangiare altro, ma attacco, ok, fondamentalmente. E sarà più di potrebbe per alcune persone essere molto difficile perché affette da una condizione di insulinoresistenza. E allora qua devo fare un po' la maestrina della situazione e ritornare a spiegare questa cosa. Facciamo proprio la lezioncina. Mangio qualcosa a base di carboidrati, ricordando che non vuol dire solo lo zucchero, okay? Ma può voler dire anche la pasta, il pane, il riso. Tutti questi alimenti vengono poi, una volta digeriti, assorbiti come glucosio. Quindi l'esito finale, ed è normale che sia così, è l'innalzamento della glicemia. Il glucosio viene assorbito, va nel sangue, okay? È quello che succede a tutti. Siccome però l'intervallo di tolleranza della glicemia è
tutto sommato ristretto, il corpo non può fare in modo che salga troppo, ok? E allora ha un unico meccanismo per abbassare la glicemia, che è la produzione di insulina. Noi abbiamo un solo ormone deputato a fare questo, mentre ne Ma abbiamo. come mai? Come mai? Perché nella nostra storia evolutiva non abbiamo quasi mai dovuto far fronte a questo eccesso di carboidrati, quindi abbiamo un unico strumento che serve ad abbassare la glicemia, mentre trovandoci molto spesso invece nella circostanza opposta, ne abbiamo diversi che fanno il contrario. Okay. Quindi come fa il corpo? Ecco, sette, come fa il corpo ad abbassare la glicemia? Registra l'innalzamento della glicemia, il pancreas produce l'insulina, l'insulina, immaginatela così, che se ne va in giro con la sua borsettina, bussa alle cellule, dice, uè, fai entrare il glucosio per favore. L'insulina ha proprio dei ponti di attracco sulle cellule, si chiamano recettori per l'insulina. Questi recettori fanno sì che delle porte che ci sono già presenti sulla cellula, ma sono chiuse, porte per il glucosio, si aprono, ok? Si possono aprire solo quando l'insulina si lega. A quel punto il glucosio entra nella cellula e la cellula lo utilizzerà. Poi vediamo cosa succede se non lo riesce a utilizzare, ma tornando un attimo al discorso dell'insulinoresistenza, il tema è che se le cellule sono recettive al messaggio dell'insulina, quindi sono sensibili, si dice, all'insulina, beh, il tutto avviene molto in fretta, quindi basta poco insulina, sta lì per poco tempo, fa quello che deve fare e torna a casina. Se io invece sono in una situazione di resistenza insulinica, è come se le cellule fossero un po' sorde. Cioè l'insulina gli sta dicendo sta roba qua, ma queste non rispondono, ok? Quindi la glicemia rimane alta e quindi il corpo continua a produrre insulina e quindi io avrò insulina più alta per più tempo, ok? Questo è misurabile con un banalissimo esame del sangue. Se voi potete, così come misurate la glicemia, potete misurare anche l'insulina a costo ridicolo. I due parametri messi assieme permettono di calcolare un indice che si chiama OMA Index. Alcuni laboratori già fanno il conto, Ma altri dai. no. Sì, io l'ho visto già con la stampa con OMA Index, altri no, però sul sito italiano di diabetologia c'è il calcolatore, per esempio, quindi io non è che lo so fare a mente, vado sempre lì e quindi vengono messi in relazione questi due parametri e spara fuori un numero. Se questo numero è superiore a 2,5, già si parla di insulinoresistenza, ma non dovrebbe essere superiore a 2, okay? Più basso è, meglio è. Quindi, se sono insulino resistente, ho questa problematica. E cosa vuol dire? Che avrò sempre l'insulina alta. E voi mi direte, e allora? Beh, e allora ci sono due problemi. Uno, che a un certo punto il pancreas vi dice anche, arrangiati, cioè qua sono anni, perché poi questa roba qua va avanti per anni senza che io me ne accorga. Sono anni che sto iperproducendo insulina, mo mi sono seccato, non te la faccio più. Ok? E quindi io divento poi insulino dipendente. Cioè, divento ufficialmente diabetico, insulino dipendente. Okay. Ma ecco, perché questo si verifichi ci vogliono degli anni di trascuratezza. Ma trascuratezza che è facile avere, perché se non faccio quell'esame lì e non me ne accorgo. Il problema più immediato è quello che mi ritroverò ad avere sempre una glicemia alta, quindi con una serie di danni derivanti dalla glicemia alta, tutti i danni da glicazione, di cui parliamo dopo magari. E avendo l'insulina alta, quello che succede è che faccio fatica a dimagrire e ho grande facilità a ingrassare, perché l'insulina media anche la creazione di nuovi depositi di grasso, li alimenta. Okay? La beffa delle beffe è che più grasso accumulo, soprattutto in zona addominale, più divento insulino resistente. Quindi è un cane o un gatto che si morde la coda? Non mi ricordo l'anima, insomma, è una bestia che si morde la coda, cioè vado a peggiorare la situazione. Forse si possono dire tutti e due. Tutte e due? Vabbè, Vabbè. quella roba lì, Forse ok? gatto, non lo so. Vabbè. Oltretutto, vogliamo dire che il dottor Benjamin, che ha fatto tantissima ricerca sull'insulino, l'insulino resistenza, in questo libro sostiene che l'insulino resistenza sia alla base della maggior parte delle malattie croniche più, diciamo,
problematiche di queste dell'epoca moderna. più diffuse Diffuse, anche. sì. Beh, allora, tutte le patologie cardiovascolari, i tumori, ma anche la neurodegenerazione sono collegate a questo, ok? E stiamo parlando delle patologie che maggiormente interessano, diciamo, l'età Matura. sì, più che esatto. E purtroppo sempre prima. Cioè, mentre una volta ci si ammalava meno di sta roba qua e dopo, adesso sempre prima. Quindi, a parte questi ultimi anni di Covid che hanno portato un po' l'aspettativa di vita, l'hanno fatto un attimino retrocedere, però fondamentalmente viviamo più a lungo, ma passiamo più anni in condizione di malattia. Ora, mi permetto di citare, perché sono sicura che è d'accordo, cioè che non si offende, tanto non faccio nomi, non vorrei dire una paziente, ma non si tratta di una paziente, è una persona che ha partecipato al Keto Retreat che abbiamo fatto in primavera. Una signora in età perimenopausa, in forma, ok, assolutamente magra, con un problema di ovaio policistico e insulino resistenza. Il medico le ha prescritto la metformina. Lei è venuta a fare questo corso in cui abbiamo spiegato come impostare una dieta chetogenica e abbiamo mangiato keto 2 giorni assieme. E alla fine del corso mi fa: senti un po', però a me sta roba di prendere la metformina non è che mi va tanto a genio, ma secondo te posso fare senza? Al che io ho messo le mani avanti, io non sono un medico, non posso deprescrivere, la scelta terapeutica è tua, quindi secondo me puoi fare un tentativo, puoi provare a toglierla, mangi in modo strettamente, o keto o proprio low carb strettissima, rifai le analisi tra 3 mesi, me le ha mandate l'altro ieri ed erano perfette. Senza il farmaco, perfette. E a me mi è venuto gioia da un lato, dall'altro lato una gran rabbia da venire voglia di prendere questo foglio e sbatterglielo in faccia al medico che, senza suggerire nessun intervento sullo stile di vita, ha subito prescritto il farmaco a una persona giovane, non di 20 anni, ma neanche di 80, ok? Quindi ancora giovane, se sei intorno ai 50, adesso sei giovane. E quindi se cominci a prendere un farmaco, te lo prendi per i prossimi 30-40 anni. Allora io dico, il diabete tra tutti, è vero che il diabete e quindi l'insulino resistenza predispone a una serie di altre patologie, no? Molto gravi. Ma la cosa positiva è che è una delle condizioni più facilmente risolvibili con un cambio di stile di vita. Perché in questo caso la dieta e l'attività fisica, perché ecco, a questa persona adesso ne parliamo, io ho anche detto di fare attività fisica e un certo tipo di attività fisica. Facendo questi due cambiamenti anche senza prendere nessun integratore, perché nello specifico lei non ha preso nulla, SIBO, la vitamina D, però non è che ha preso niente che agisse sul metabolismo dei carboidrati, perché se non li mangio non serve neanche che prenda qualcosa fondamentalmente, ha risolto il suo problema. E non lo vede come un sacrificio il fatto di mantenere questo tipo di dieta, perché sta bene. Allora, anche lì, come dire, uno si fa un attimo un bilancio e io non pretendo che tutti pigliino di buon grado subito un cambiamento. L'essere umano è abitudinario e tende a reiterare gli stessi comportamenti, quindi fare un cambiamento è faticoso, ma se io poi quel cambiamento lo abbraccio, lo capisco, lo valorizzo anche e mi do il tempo necessario, quella roba lì diventa la nuova abitudine fondamentalmente. E quindi più Certo, facile da sostenere nel tempo. certo. Vabbè, sta zitta. Manu, Quindi, aspetta. sì, no, perché poi magari parliamo dell'attività fisica e poi non ho No. detto le altre componenti del metabolismo quali sono. Brava. Ok. Allora, metabolismo basale è quella principale e abbiamo detto che dipende dal sesso, dall'età, dalla quantità di massa muscolare. E allora magari qua possiamo dire, dimmi. No, volevo dire una cosa, dipende dalla quantità di massa muscolare, perché se noi siamo lì sdraiati sul divano come vorrebbe stare la mano in questo momento, più muscolo abbiamo, è come avere più tessuto energeticamente attivo. Esatto, perché nel tessuto le cellule muscolari sono ricche di mitocondri, ok? I mitocondri sono questi organelli che fondamentalmente sono le centrali energetiche, ok? È chiaro però che, allora,
fammi fare questo collegamento. L'altra componente è quella dell'attività fisica. Evidentemente, più attività fisica faccio, più consumo, perché è un'attività consuming, no? Cioè, muovermi costa fatica, quindi costa energia. Benissimo. Tutti i tipi di attività fisica sono equivalenti da questo punto di vista? No, ma qui dobbiamo scardinarci dall'idea banale del dire faccio l'attività fisica che mi fa consumare di più nel momento. Perché, ok, io magari vado a fare la corsa, almeno io odio correre, vado a fare una corsa, ecco, proprio una roba che no, corro, consumo anche molto. Nel momento in cui però io torno a mettermi sul divano, in breve tempo ritorno al consumo di prima. Quindi, facciamo così, sparo dei numeri che non sono veri. Adesso io consumo 200 calorie all'ora, non so. Vado a correre, durante la corsa ne consumo 700, ok? Perché è veramente un'attività che richiede tanta energia. Quando ritorno dalla corsa, in breve tempo, ricomincio a consumare 200, ok? Se io invece vado a fare un allenamento con i pesi, magari durante l'allenamento con i pesi non consumo 700, consumerò 500, un po' di meno. Ma quando io torno dopo la doccia e metto sul divano, non ricomincio a consumare 200, ma 400. Okay. Non pigliate per veri questi numeri. Il senso è che il mio consumo, di ossigeno e quindi energetico rimane innalzato anche post esercizio. Questa roba qui ha un nome tecnico che è EPOC, che sta per, aspetta, perché l'ho rivisto ieri con una paziente, CO, Oxygen Consumption, Post Exercise Excess Oxygen Consumption, una roba del cioè è il consumo di ossigeno in eccesso dopo l'esercizio. Quindi, se io faccio un certo tipo di esercizio, i miei consumi rimangono più alti anche nelle ore successive. Quindi io continuo a consumare e questa è una figata, ok? Inoltre, La seconda cosa è che se io faccio un tipo di allenamento con i pesi, concorro a costruire nuova massa muscolare, quindi innalzo comunque il metabolismo basale anche in questo modo. Ok? Considerando che purtroppo sia io che Elena non abbiamo più 25 anni, ma siamo tutte e due negli anta e fra un po', no? Siamo sparate verso un'altra fase della vita. Ecco, più gli anni passano, più c'è una fisiologica perdita di massa muscolare. Fisiologica non vuol dire inevitabile, però. brava, brava, brava. Ok, mi vuoi chiudere in fallo, ma non ci riesci. No, no, volevo dire che, insomma, non è che proprio siamo destinati ad averla. Perché La io natura pensavo. prevede che ci sia una naturale perdita, ma noi abbiamo tutti gli strumenti per evitare questa cosa. Cioè, non è il nostro destino, ok? Come faccio a evitare di perdere massa muscolare? Primo, faccio il diamine di allenamento con i pesi, ok? Lo faccio, punto. Dopo i 50 anni, anzi, alle mie pazienti con la menopausa diventa obbligatorio. E io è la prima cosa che dico, cioè prima di parlare di alimentazione, quello di cui parlo è dell'attività fisica ed è la cosa su cui io faccio più fatica a convincere le persone a mettersi in gioco. Nella maggior parte dei casi è una questione di pigrizia. Di roba che mi fa schifo quella roba lì, non lo voglio fare. Ti arrangi, cioè, ci sono tante cose spiacevoli, ma le facciamo lo stesso perché vanno fatte. Anche la pulizia dei denti è spiacevole, però andiamo a fare una o due volte all'anno, Ma poi ok? adesso, scusa, in palestra fanno quei corsi con i pesi, ma anche la musica che balli, eccetera. Infatti, ci sono un sacco di formule divertenti, ognuno può trovare la sua. Perché, ecco, qua precisiamolo, perché ho visto che c'era anche una domanda. L'allenamento con i pesi non è che deve essere vado in sala macchine e tiro, faccio gli squat con i 60 kg. Può essere anche, ed è meglio ancora, faccio dei percorsi, okay, di allenamento funzionale, con i pesi. Possono essere molto divertenti. Uno strumento che a me piace tanto tanto, per esempio, è il TRX. Non c'è Brava. altro. TRX divertentissimo. Ce l'hai, lo fai, eccolo lì.
Decathlon, Adesso 20-25 aspettate, vi euro. faccio vedere come si usa, eh. Io ho lo stesso, preso da Decathlon, anche il mio personal trainer ha lo stesso, quindi ce ne sono Anch'io, eh. anche che costano tanto, ma non vale la pena. È molto versatile e secondo me è molto divertente. Si fissa, per chi ha il fisher al muro, si fissa il fisher al muro, ma se non ce l'avete, io non ce l'ho, si mette nella porta di casa. Allora, io per esempio ho messo la Ah, sbarra brava. perché adesso ho scoperto che appendersi è fondamentale. Quindi vedete, l'ho Chi non ha la attaccata. sbarra lo può mettere nella porta, eh? Se no si Quindi. può attaccare anche qui, vedete, c'è questo pezzettino qui, guardate. Vedete questo? Questo si attacca, si chiude la porta, si mette qua. Esatto, e le porte non vengono giù perché l'ho provato io, non vengono giù. Come succede? Ci si appende a queste corde, ok? E si fanno una serie di esercizi per le braccia, per le gambe, per gli addominali, si può fare di tutto. Io lo trovo molto divertente. Acqua fitness in piscina. Boh, no, prendi dei pesi. Si chiama TRX, Trento Roma X, Total Resistance, TRX, l'hai scritto tu. Ok. Quindi, stavo dicendo dell'attività fisica. Ecco, questa roba qui va fatta. Ah, come evitare la perdita di massa muscolare? L'attività fisica contro resistenza. Contro resistenza vuol dire. O dei pesi, inteso manubri, TRX, bande elastiche, piegamenti sulle gambe, sulle braccia, questa roba qua. Aumentare l'apporto proteico, ok? Più si va in là con l'età, più si aumenta l'apporto proteico. Eventualmente integrare con amminoacidi, questa è anche una cosa che si può fare, ok? Ora, qua sul fabbisogno proteico possiamo parlare. Per 50.000 altre ore, la dottoressa Tomasi ne sta facendo una battaglia di vita su questo, nel senso che ogni 2x3 c'è un post che parla di questa roba qua e lei lo fa probabilmente anche meglio di me. Il concetto è che se facciamo riferimento alle linee guida, siamo veramente sottodimensionati. Peraltro, le linee guida non parlano di un apporto massimo di proteine, ma di un apporto minimo. Questa è una cosa che spesso non viene considerata, ma comunque è veramente molto, molto basso. Studi più recenti, beh, tu Elena hai fatto un ottimo approfondimento rispetto alle proteine che è arrivato via mail, che è Grazie. scritto la newsletter, si parla di valori di almeno 1,5 grammi di proteine per chilo di peso corporeo, ma anche 2, e comunque è dimostrato che anche 3 grammi per chilo di peso corporeo non fanno danno, ok? Ora, E arrivare a io 3 grammi, riuscivo a mangiare 3 grammi di esatto. proteine Arrivare a 3 grammi è anche faticoso, ok? Diciamo che io quando vengo lasciata libera di mangiare come voglio, mi attesto attorno ai tra l'1,5 e 2 grammi per chilo di peso corporeo. Dipende dalle giornate, perché anche lì uno non è che sta a farsi il calcolino. Ci sono dei giorni in cui si mangia di più, dei giorni in cui si mangia di meno e va bene così. Ma va bene così se rimango in un certo range, non se sono sempre sottodimensionato. Ora, come faccio a essere sicuro? Ah, intanto precisiamo cosa vuol dire 1,5 grammi, facciamo 2, che i conti sono più semplici, grammi di proteine per chilo di peso corporeo. Io che peso, diciamo 60, andiamo per difetto, diciamo 60, 60 kg dovrei assumere 300-120 grammi di proteine al giorno, ok? Di proteine, non di fonti proteiche. Quindi non 200 grammi, non 120 grammi di carne, perché 120 grammi di carne contengono solo il 20% di proteine. Ok? Quindi come faccio? Faccio che faccio delle porzioni abbondanti, che così mi sazio anche, e faccio che queste benedette proteine ce le metto in tutti i pasti. Quindi faccio colazione pranzo e cena, a colazione pranzo e cena metto le proteine. Punto. Se io faccio così, non devo stare a fare nessun conto, sicuramente sto soddisfacendo il mio fabbisogno. Okay? Poi ripeto, ci saranno dei giorni che sono un po' sotto e dei giorni che sono un po' sopra. Quello che conta è la media nel medio termine, non è la singola giornata. Allora, Manu,
Il fatto è che le persone sono state terrorizzate dalle proteine, Lo so, anche dai soprattutto dagli grassi, animali. anche sì. Cosa dobbiamo dire di questo? Che non c'è fondamento, ok? Allora, le principali accuse mosse contro le proteine sono, vediamo in ordine sparso, che fanno male ai reni. Ma in realtà anche questa cosa qui non so bene da dove venga fuori. No, ma è falsissima quella cosa, cioè. Appunto, però non so da dove. Allora, chiaro che se io sono già in una condizione di insufficienza renale, beh, allora sì, devo controllare l'apporto proteico, ma vuol dire che sono già in una situazione compromessa, non vuol dire che mangiare proteine comprometta il rene, quindi è proprio una roba cagata lì dal nulla, cioè non so veramente da dove venga fuori. L'altra questione è rispetto all'acidificazione, quindi l'osteoporosi, questa è un'altra delle cose che. Ma è un'altra leggenda. È un'altra leggenda. Poi, vabbè, che fanno venire i tumori. Ok? Allora, questo forse è più complicato spiegarlo. La chiave di lettura che io posso darvi è questa. Allora, se io ho un'alimentazione tipo standard American diet, quindi con tante proteine, ma anche tanti zuccheri, okay? Tanti carboidrati, tanti zuccheri, anche Tanti grassi, tanto di grassi di tutto, tutto. tanto di tutto, allora. In quel caso l'aggiunta di proteine fa ulteriormente, in modo quasi esponenziale, alzare la produzione di insulina. Okay? E questo non è positivo perché l'insulina si stimola il fattore di crescita e quindi può creare questo tipo di problema. Ma un apporto anche elevato di proteine all'interno di una dieta low carb o keto, questo effetto non ce l'ha nel modo più assoluto. Quindi non costituisce un problema. Poi lasciamo perdere l'aspetto qualitativo, perché è chiaro che se io il mio apporto proteico ce l'ho con i würstel e carni di pessima qualità altamente processate, beh, allora l'aspetto insalubre è un altro, cioè non è il quantitativo di proteine in sé, ma ciò che mi porto dentro assieme alle proteine. Però quello è un altro paio di maniche. Ok? Quindi la questione biochimica dell'insulina e delle proteine è legata al contesto in cui le proteine vengono assunte. All'interno di una dieta low carb bar keto, questo non costituisce un tema. Inoltre, quando parliamo di 2 grammi di proteine per chilo di massa corporea, siamo comunque all'interno del 25-30% di apporto calorico da proteine, quindi assolutamente all'interno delle linee guida. Assolutamente sì. Sì, le linee guida sono un po' in contraddizione, no? Perché ti dicono questo, poi però ti dicono 0,6-0,7 grammi per chilo di peso corporeo, tu dici, beh, aspetta un attimo. Ma poi è anche evidente che se io No, faccio ma una poi scelta. soprattutto, scusa Manu, possiamo dire alle persone che all'interno delle tabelle LARN, quello 0,8 grammi di proteine per chilo di massa 0,7, corporea? 0,7 secondo me, non è Sì, il 0,8. primo comincia per 0,7, ma poi ti dicono sarebbe meglio se ne assumessi Ah, 0,9 ok. e 1,1 se sei over 65. Quello, ok. Ma qual è l'apporto minimo? Minimo, ve l'ho detto prima, sì, è Minimo. l'apporto minimo, quello è Ok. l'apporto minimo, che comunque è basso, cioè per me è proprio il minimo dei minimi, che poi ti fanno la distinzione, no? Sono sedentario o sono fisicamente attivo? Ma questa è una distinzione che non avrebbe ragione d'essere, perché io non dovrei essere sedentario, cioè non posso autorizzare, sdoganare il fatto che uno possa essere sedentario, non lo devo essere, quindi non devo neanche prevedere quella circostanza. Se io poi sono sedentario perché sono allettato, beh, allora a maggior ragione devo avere un apporto proteico alto, perché il fatto di essere sedentario mi porta a maggior ragione a perdere massa muscolare. Non so se mi spiego. Ok. Assolutamente, ma Manu, però siccome tu devi andare tra poco, Sì, devo andare al dentista, poi non ho pranzato ancora, però meno vabbè. Adesso. 10. Sì, il dentista alle 3, 10 minuti ce li abbiamo. Ah, ok, va bene. Così possiamo rispondere a qualche domanda. No, ma più che altro, cioè, per attivare il metabolismo, quindi bisogna muoversi. Esatto, bisogna aumentare la massa muscolare e tenerla attiva, ok? Più ho massa muscolare, più creo mitocondri,
Okay? E quindi più aumento il dispendio energetico. E agendo anche su questa cosa che dicevamo che è l'EPOC, quindi già che devo far fatica, cerco di fare degli esercizi che mi ottimizzino il dispendio energetico. Una cosa che non ho detto, beh, allora l'abbiamo detto, ma non in modo esplicito, devo tenere più bassa possibile l'insulina. Perché se io ho l'insulina alta, non posso effettivamente utilizzare la massa grassa, quindi devo mangiare in modo tale da avere l'insulina più bassa possibile. Quando io dimagrisco, cala anche il livello di infiammazione e quindi migliora il metabolismo. Okay? Una cosa fondamentale da dire, che è un altro falso mito che vorrei appunto insomma, smontare, è rispetto al digiuno. Perché per un sacco di tempo si è detto, ma si dice ancora, che bisogna fare 5 spuntini al giorno, bisogna fare gli spuntini a Ah tutti i costi, sì, per ok? Perché questi mantenere alto il tiene metabolismo. alto il metabolismo. Allora, il concetto è che se io ogni volta che mangio produco insulina, sto facendo esattamente il contrario, cioè sto impedendo al corpo di poter rimanere in quella che, ecco, questo non l'ho detto, è la modalità naturale, cioè il corpo naturalmente quando è a riposo o anche quando fa un'attività non troppo intensa, consumerebbe grasso, cioè preferirebbe consumare grasso piuttosto che zuccheri, ma se io mangio in modo tale da avere l'insulina alta, mi tengo sempre in una modalità brucia zuccheri e non brucia grassi. E quindi non riesco a perseguire il mio scopo, che è quello di dimagrire o rimanere magro, e vado incontro anche a una serie di cali energetici che mi portano poi a cercare altro cibo, Altro okay. zucchero solitamente. Di Allora, solito zucchero. l'altro giorno ho visto una bellissima lecture del dottor Naiman. Sì, qua c'è qualcuno che dice che non ci sente, ma secondo me mi dispiace, però secondo me sono casi isolati. No, anche a me dicono che io mi sento, infatti io mi avvicino, però tu dici che mi senti bene, giusto? Benissimo. Vabbè. Provate a entrare e riuscire magari, ragazze. Allora, il dottor Naiman proprio spiegava questo discorso che stavi facendo. All'interno del sangue può circolare solo 5 grammi di glucosio, giusto, Manu? Cucchiaino. Un cucchiaino. Se noi mangiamo la pasta, il pane, il riso, lì sono 6, 7, 8, 9 cucchiaini di zucchero, dipende quanto ne mangiamo. Siccome rischiamo di morire se il livello di zucchero nel sangue è alto, il corpo lo deve togliere. Come diceva Manu prima, arriva l'insulina, bussa alla cellula e dice: scusa, potresti prendere Lo questo pigi. zucchero? Quindi la cellula, quando prende lo zucchero, lo deve poi utilizzare. Se non ci Esatto, lì fosse ci lo eravamo zucchero. fermati. Esatto, lo devo utilizzare. Se io però sono una persona non attiva, quello zucchero non lo utilizzo, la capacità del corpo di stoccare lo zucchero come zucchero è molto limitata, quindi risiede nella capacità di formare glicogeno. Questo glicogeno viene accumulato nel fegato e nel muscolo, però le quantità sono veramente esigue. Allora, anche qui, più muscolo ho, più ho capacità di fare di stoccare glucosio sotto forma di glicogeno, meno muscolo ho, meno serbatoi da riempire ho. Ma c'è anche da dire che se io non mi muovo e mangio sempre, queste scorte di glicogeno sono sempre piene e quindi questo glucosio in eccesso verrà, sotto stimolo dell'insulina, convertito in grassi. Okay? E la beffa è che poi non può avvenire il processo contrario, quindi non è che poi quando la glicemia è bassa io prendo il grasso e lo converto in glucosio, non succede questo. Devo poi mettermi nella condizione di consumare grasso in quanto grasso. Ok? E Questo è un po' il tema. per fare quello è necessario che gli zuccheri siano bassi, perché altrimenti il corpo dà priorità al glucosio proprio Esatto. perché non ha dei serbatoi dove metterlo che possano essere, dove non sia più nocivo, capito? Se io pratico il digiuno, innanzitutto vado e l'attività fisica anche, vado a svuotare periodicamente le scorte di glicogeno. Prima cosa, ok? Seconda cosa, quello che succede col digiuno, è la mitocondriogenesi, quindi la creazione di nuovi mitocondri che fondamentalmente innalzano il metabolismo. Ok? Quindi non è vero che digiunare abbassa il metabolismo.
Vi sto dimostrando il contrario, cioè può concorrere a migliorare il metabolismo. Una cosa che mi viene riferita da pazienti che per varie ragioni hanno varie ragioni, no, perché per dimagrire hanno seguito per qualche mese un regime chetogenico è che rispetto alle diete precedenti, quando poi smettono di fare la dieta keto e passiamo una low carb, hanno una maggiore tolleranza anche agli sgarri che la vita quotidiana ti offre, okay? Perché non si può pensare che, fatto salvo condizioni patologiche, uno sia sempre, no, inquadrato e mangi sempre tutto perfetto, non gli scappi un piatto di pasta o un dolce. Ecco, persone che hanno passato una vita a dieta, non vi dico cosa ho fatto ieri sera, persone che passano una vita a dieta mi dicono sempre, perché una volta quando facevo la dieta e poi smettevo, rimettevo su, poi smettevo, magari facevo qualche eccezione, la pagavo subito, rimettevo subito su tutto. Chi ha fatto una dieta keto, ripeto, non per una o due settimane, ma per qualche mese, gode del beneficio di ritrovarsi con un metabolismo più alto e quindi una maggiore tolleranza nel tempo anche a questi sgarri qua. Quindi quello che Perché riparto è di non ingrassare subito, di nuovo. quando avete la glicemia bassa succede anche un'altra cosa, si forma più grasso bruno. Sì. È vero, non abbiamo detto anche questa roba qua. Allora, il grasso non è, no, perché ci sono tante cose da dire. Il grasso non è tutto uguale. C'è il grasso bruno e c'è il grasso bianco. Allora, quando noi nasciamo con un buon quantitativo di grasso bruno, che è quello che fa termogenesi, quindi produce calore, ok? Qui consuma energia, mentre il grasso bianco non solo non consuma niente, ma anzi è bastardo e immette in circolo molecole pro-infiammatorie, quindi o è neutro o è addirittura nocivo, mentre il grasso bruno, al contrario, concorre al dispendio energetico. Ecco, con l'insulina bassa io posso permettermi anche di convertire in parte il grasso bianco e in grasso bruno, e questo succede anche con l'esposizione controllata al freddo. Quindi, questi sono stati fatti degli esperimenti, per esempio, su gruppi di minatori dell'Alaska, di sa Dio dove, che tornavano con più grasso bruno, perché lì era proprio una necessità di produrre più calore, quindi aumenta anche il dispendio energetico. È un processo assolutamente reversibile, quindi poi rimessi al caldo non è che se lo conservavano. Quindi sono tante le cose che concorrono a mantenere un buon metabolismo, però alla fine tutte convergono, no? Nello stesso calderone, che è quello dell'alimentazione fondamentalmente low carb abbinata a digiuno intermittente e attività fisica con stidiamine di pesi. Fare questo permette di ottimizzare tutti quei parametri che dovremmo andare a controllare, no? Tipo appunto glicemia, insulina, emoglobina glicata, a ottimizzare anche i livelli di colesterolo e trigliceridi e quindi fondamentalmente a metterci al riparo da quelle patologie di cui parlavamo prima. Passa tutto da qui. Quindi in realtà non è che dobbiamo fare 200.000 cose, dobbiamo fare questo. Oltre al Ma fatto che di vivere sarebbe un po'. felici, senza preoccupazioni, con il sorriso, perché questo anche ha un impatto epigenetico, ma ne parlerai magari con qualcun altro. Parlando con Lucia Aronica, abbiamo fatto una bellissima diretta Allora, su io ho seguito epigenetica quella sul e colesterolo, beh, sì, però io parlerei, non so se magari l'hai già fatto, proprio più dell'aspetto emozionale, ok? Del come sì, si abbiamo vive. fatto un po', sì. Sì, no, ma l'ho sentita, quella la linko sempre anche ai miei pazienti, quindi. No, Manu, adesso avevi detto una cosa, adesso poi mi sono distratta. Perché, no, ho una domanda per te. Ma quindi invecchiando è vero che il metabolismo diminuisce? Se non faccio le cose che ho detto adesso, certo, perché perdo massa muscolare e quindi perdo anche efficienza. L'invecchiare cosa vuol dire? Vuol dire nel tempo le cellule non funzionano proprio bene come prima, ok? Se io però da un lato tutelo la mia massa muscolare, dall'altro stimolo i processi di autofagia, sempre col digiuno, ho anche un certo rinnovamento cellulare che mantiene quindi le cellule nella migliore funzionalità possibile e quindi anche col migliore consumo energetico.
Poi vabbè, che a 70 anni non si possa mangiare come a 20, cioè siamo tutti d'accordo. Infatti a 20 anni mi posso più permettere di mangiare a cazzo, ok? Già a 40 mi rendo conto di potermelo permettere meno, perché mi accorgo quando esagero. Io personalmente corro ai rimedi con l'attività fisica e con dei digiuni intermittenti, poi vabbè, con un'alimentazione che di base ha certe regole. A cui applico delle eccezioni, però Certo, vabbè. certo. Ti volevo chiedere un'altra cosa. È corretto dire che il nostro dispendio, cioè che le proteine aumentano il nostro dispendio energetico? Bravissima, perché vedi che io perdo il filo. Abbiamo detto metabolismo basale, attività fisica, termogenesi indotta dalla dieta. E questa è una roba che di solito non viene molto capita. Però fondamentalmente è quella quota di energia che viene sprecata solo per metabolizzare quel nutriente. E le proteine hanno la più alta quota di energia buttata via, circa un 30%. Un 30% di quello che io mangio in proteine non viene trattenuto come energia, ma viene fondamentalmente perso. Allora, questo mi fa venire in mente un'altra cosa che non abbiamo detto, su cui vabbè, abbiamo un controllo relativo, che è la funzione della tiroide. La tiroide è un organo chiave nella gestione del metabolismo, perché vabbè, tantissime cose, però quello che ci interessa noi dire è che decide, questa è una figata, quanta parte di quello che noi assumiamo come energia viene effettivamente trattenuta, e quindi poi se non la uso l'accumulo, e quanta viene ceduta all'universo, okay? Sotto forma di calore. Ci sono persone, e io rientro abbastanza nella categoria, che quando si fanno la magnata, fondamentalmente, poi cominciano a buttare fuori un caldo tipo termosifone. Ecco, quella roba lì è un dono di Dio, ed è la vostra tiroide che si sta prendendo cura della faccenda, cioè sta dicendo, pah, cioè, ma hai buttato dentro 500.000 calorie in più, sei scemo, aspetta che cerco di correre ai rimedi, te ne faccio sperperare un po'. Ok, chiaro che non è che può funzionare su base quotidiana, però è un po' il tema per cui invece diete eccessivamente restrittive portate a tenute per lungo tempo, portano anche a un abbassamento della funzionalità tiroidea, cioè la tiroide è come se a un certo punto il corpo si rende conto, no? Che sto viaggiando sottodimensionato e quindi fa in modo di trattenere tutto. Questo è quello che succede. Col digiuno intermittente questa roba qui non succede. Certo, su tutto c'è una sorta di adattamento, perché noi siamo maestri nell'adattarci, però mi adatto di meno che non se sto sempre in restrizione calorica, che poi per me non è sostenibile da un punto di vista psicologico. Sono d'accordo, sono d'accordo. Manu, scusa, cioè, spieghiamo un attimo cos'è il digiuno intermittente, perché Quante ore c'era minimo bisogna digiunare? Ok, allora qualcuno si parla che di. scriveva: ah, ma bisogna essere pronti per fare il digiuno intermittente. No, lo fate ogni giorno quando andate a Chiunque. dormire. Esatto. Allora, diciamo che in realtà il minimo da fare, e lì bisognerebbe proprio metterci la testa, è 12 ore. Quindi ho cenato alle 8, faccio colazione alle 8 del giorno dopo. E questo ci potete fare caso molto facilmente, ok? È chiaro, poi mi dite, ah, ma il lavoro, la famiglia, e poi la mattina devo portare i figli a scuola. Ho capito, però, insomma, ognuno se la veda un po' con se stesso e cerchi di organizzarsi in modo tale. Io ieri ho fatto schifo, ho mangiato, sai, la spaghettata di mezzanotte, ecco, non mangiavo la pasta, babbo, da anni. Per una serie di motivi è successa sta roba qua. Non ho ancora mangiato, okay, l'ho fatta alle 11 di sera, non ho mangiato, però almeno fino alle 11 di mattina non mangio, che sono 12 ore. In realtà adesso sono le 14, quindi sono quasi 15, quindi alla fine sono riuscita a piazzarci un digiuno intermittente e così pongo un po' rimedio alla porcata di ieri sera. Perché c'è bisogno anche di fare le porcate ogni tanto per vari motivi. Ok. Quindi 12 ore è veramente il minimo sindacale. Se voglio però attivare quei processi di autofagia e di mitocondriogenesi, allora mi devo portare al 16. 16 vuol dire saltare un pasto. E qua una precisazione. Non posso saltare il pranzo, come mi dicono le signore ogni tanto, perché se io salto il pranzo non passeranno mai 16 ore tra la colazione e la cena. No, dovrei saltare
la cena, secondo me. Ok? Poi qua ci sono scuole di pensiero diverse. No, è meglio la colazione, no, è meglio la cena. Secondo me, dopo una certa età non funziona allo stesso modo. Cioè, se ho 20-25 anni, posso anche saltare la colazione e ottengo un sacco di effetti anche in termini di dimagrimento. Dopo una certa età, ma dipende un po' anche dalla tipologia di persona ormonalmente come funziona, il più delle volte siano, soprattutto nelle donne post-menopausa, si ha più vantaggio saltando la cena piuttosto che la colazione. Chiaro che se la colazione la faccio col cappuccio e brioche, non ho risolto niente, ok? Devo fare anche la colazione giusta, quindi più proteica e grassa che a base di carboidrati, perché al mattino c'è già il cortisolo alto che mi è funzionale per alzarmi dal letto, ma che mi porta sulla glicemia. Quindi se io ci metto sul carico da 90 con i biscotti, di nuovo mi do la zappa sui piedi. Molte persone pensano che andando a letto senza cena ci si svegli la mattina dopo con una fame che non se ne può più. Non è vero, provare per credere. Ci si alza col giusto appetito, a volte con il ritrovato appetito, perché ci sono persone che mi dicono: ma io insomma, ormai la mattina mi sveglio che c'ho la nausea, così. Però fai il digiuno intermittente. Il giorno dopo non è che ti svegli con la fame che devi mangiarti anche le gambe del tavolo, ti svegli con il giusto appetito, che comunque è un buon segno di attivazione del metabolismo. Manu, però mi permetti un'osservazione. Sì. Adesso, per esempio, Simo scrive: anch'io salto la cena, ma accidenti, faccio una fatica ultimamente. Non è obbligatorio fare il digiuno intermittente e se diventa una fonte di stress, Brava. perché il periodo di vita non è Sì. troppo, cioè sarebbe troppo, allora è meglio non farlo. Esatto, Okay? Allora è capisco. meglio non farlo. E se invece, per esempio, vi viene più facile farlo alla mattina, fatela la mattina. Assolutamente, Non fate, cioè, la assolutamente. cosa peggiore è farsi le seghe mentali, ok? Sì, dobbiamo imparare veramente un pochino a conoscerci, ad ascoltarci e a rispettarci. Per cui se una roba, allora, io dico che per provare tutti possono provare, perché magari ci scopriamo capaci di fare cose che credevamo impossibili, ok? Perché a dire la verità, le pazienti il più delle volte mi dicono: no, non lo faccio. Cioè, guarda, io glielo metto nel piano nutrizionale, provi, provare non costa nulla. E il più delle volte mi viene detto: ma è molto più facile di quello che pensassi. Oppure, quando mio marito non c'è è anche comodo, che non devo cucinare niente per nessuno. O la mattina dopo mi sveglio che ho la pancia piatta e mi sento da Dio. E quindi scoprono che è una cosa che gli fa bene. Altre volte, come dire, io lo faccio, vedo che è possibile, ma valuto che in questo periodo per me sarebbe uno stress ulteriore. E capita anche a me. Ci sono dei periodi in cui sono talmente stressata per altre cose che proprio. No, cioè a quel punto sì, mangiare è anche uno strumento, ok? E va bene così, poi sceglierò che cosa mangiare, questo sì. E può anche essere la spaghettata delle 11 di sera, però ecco lì, ognuno deve valutare se sono normopeso, sono sovrappeso, ho questo problema di salute, non ho questo problema di salute, non si può generalizzare. Certo, però ecco, se uno sgarra una volta ogni tanto non succede niente. Il No, problema infatti. è quando sgarriamo sempre, Il no? problema è quando non sappiamo quali sono le regole del gioco e giochiamo a caso e poi ci lamentiamo che non abbiamo i risultati. Io in studio vedo pazienti che nel 99% dei casi sono già stati da 1, 2, 3, 5 nutrizionisti. E quello che io dico sempre a questi pazienti è: spero di essere l'ultima. Spero di essere l'ultima, nel senso che poi è chiaro che io non ho la bacchetta magica e non ho il controllo su una serie di altre problematiche che subentrano nel determinare lo stile alimentare di una persona, perché se c'è un disturbo del comportamento alimentare, se ci sono altre questioni, io non ci posso fare niente. Ma io perdo un sacco di tempo a spiegare le regole del gioco, perché se io poi le ho imparate, ho un livello di consapevolezza maggiore e a quel punto posso anche decidere ogni tanto di uscire dalle regole del gioco, ma lo strumento ce l'ho. E quando, magari questo non è il periodo per applicarlo, ma poi ritorna un periodo buono. E lo rimetto in atto e quindi davvero posso essere l'ultima nutrizionista. Ok? E mi capita di rivedere delle persone che tornano dopo un anno, due, perché hanno cambiato fase di vita e dico: ho solo bisogno di essere un attimo riseguito, ma le regole le so già. E va bene, allora lì c'è più l'aspetto psicologico del: ah,
avere un po' il vigilantes, okay? C'è anche quello, allora lì, come dire, c'è sempre, beh, magari una chiacchieratina con uno psicologo può anche essere un altro buono strumento, però fondamentalmente non c'è bisogno di andare a cercare un'altra dieta. Certo. Manu, quante volte alla settimana lo consigli, digiuno intermittente? Allora, qua devo rispondere come risponderebbe Stefania Cazzavillan, che ti dice tutti i giorni, ok? Perché fondamentalmente da un punto di vista di salute dovremmo farlo tutti i giorni, ok? Per lo scopo che può essere quello del dimagrimento, allora, a seconda della situazione, mi capita di consigliare, che ne so, dal lunedì al giovedì lo fai e poi weekend lungo più liberi, ok? Come primo approccio chiedo di farlo un paio di volte a settimana. Okay. Poi ragazze, cioè, la questione è sempre, qualsiasi cosa facciate, dovete cercare di trovare quella misura che vi permetta di seguire quel tipo di abitudine per il più lungo tempo possibile. Va incastrato nella propria vita. Se Capito? io so che ne so, sono in trasferta 3 settimane al mese, c'ho le cene, cioè non lo posso fare. Se invece so che il lunedì e il venerdì sono a casa da sola perché quindi non ho i figli, allora e vado a Pilates e poi torno tardi, allora mi viene comodo magari fare una merenda e metterci il digiuno intermittente dopo. Queste sono soluzioni che si studiano assieme. Caso per caso, quindi non è che c'è una regola universale che necessariamente si appiccica a tutti allo stesso modo. Questo è Super, quello che credo. super. Grazie Va Manu, bene. che bello averti ancora con noi. Era tanto tempo che non facevamo una Era chiacchiera. tanto, sì, è perché siamo tutte incasinate. Allora adesso vado a prepararmi il pranzo e vi faccio vedere cosa mangio. E Dai, che bello. poi vado a farmi revitalizzare il dente. Allora, il bulletproof coffee interrompe il digiuno, dipende, cioè qualsiasi cosa uno mangi, metta nello stomaco che richiede una digestione, secondo Allora, me sì. interrompe il digiuno. Però in realtà Poi. possiamo dire così che il bulletproof intanto lo bevo e non lo mastico e quindi questo già attiva meno insulina, sono solo grassi da un punto di vista metabolico, rimango nella modalità digiuno, quindi i benefici ci sono comunque. Sì, però dovreste chiamarle in un altro modo. Sì. Perché, cioè, non è un, cioè, digiuno è quando È il un corpo digiuno a non grassi, è un digerisce. digiuno a grassi, è un Sì, digiuno io a grassi. Sì. lo chiamerei in un altro modo. Tenere bassa la glicemia. Comunque, è un compromesso che si può fare, cioè va valutato anche questo. Io, per esempio, oggi non ho fatto colazione, ho bevuto solo un caffè che ha creato anche dei problemi, vabbè. Perché devi prendere il ciocchino? Non ce l'avevo in quella circostanza, no, ma problemi d'altro tipo e mi è pesato, nel senso che per me non fare colazione è un trauma assoluto, però c'avevo la coscienza sporca da ieri sera e quindi va bene così. Adesso mi faccio il mega pranzo, facendo il Facci pranzo vedere tardi. come lo Adesso fai. ve lo faccio vedere, adesso ve lo faccio vedere. Facendo il mega pranzo è anche assai probabile che stasera sono da sola e non cenerò. E quindi mi sono fatta un Omad, One Meal a Day. Ci sta. Che figa Domani, però, tra l'altro, dottoressa. sono in palestra alle 9:30, ma vi faccio vedere e ci vado serenamente a digiuno. Perché anche sta roba qua, ma si può, ma no, svengo se faccio attività fisica a digiuno. Le balle, svieni se fai attività fisica senza aver bevuto, senza esserti quindi idratato, non avendo abbastanza sali minerali, questo sì. Ti fa stare male, ma se tu sei a digiuno, quindi sei nella modalità brucia grassi, non hai nessun calo di energia, riesci assolutamente a fare l'allenamento. Anche perché tanto nei muscoli c'è il glicogeno, quindi. Appunto, Cioè, appunto. Sì, è e vero, anche. stare da un digiuno prolungato può essere che le scorte di glicogeno siano poche. Allora lì, anche lì dipende che tipo di Madonna, allenamento. Manu, 400 grammi di glicogeno perché hai No, dormito, dai! infatti io sono una fautrice dell'allenamento a digiuno. Si può fare, peraltro io non riesco ad allenarmi avendo mangiato, cioè mi sento male perché la digestione è un processo parasimpatico, richiede calma, mentre l'attività fisica è attività, quindi siamo nell'ambito del simpatico e quindi se io sto facendo attività fisica metto in stand-by tutti gli altri processi, tra cui anche la digestione, quindi non riesco a estrapolare energia da quello che sto mangiando, ce l'ho tutto nello stomaco, quindi magari vomito anche.
ho meno sangue alle gambe e alle braccia perché ho più sangue che affluisce allo stomaco, un disastro. Cioè, l'allenamento si fa a digiuno. E poi è tutta una Provare per questione di capire. abitudine comunque nella vita, eh. Magari la prima volta provate, vi allenate solo 10 minuti, poi il giorno dopo vi No, io allenate per quello che 20. suggerisco è di magari mangiarsi un frutto, giusto per dire, c'è cioè un minimo di zucchero, ma proprio minimo, e così è più psicologico che altro, che non ti sentirai male. E poi vedono subito della volta dopo che riescono a togliere anche quello. Però Ho capito. psicologicamente ho mangiato qualcosa, capito? Di qualcosa che non richiede una lunga digestione e che quindi non mi crea problemi poi a livello gastrointestinale. Però provate a allenarvi a digiuno, è molto interessante perché comunque la digestione di qualsiasi cosa, anche di una mela, richiede energia. Assolutamente. No, ma infatti va provato. Sì, è tutta la vita in generale, per qualsiasi cosa, è tutta una questione di abitudine. Sentite, vado a mangiare che ho Ciao fame. Manu, grazie, ti vogliamo tanto bene. Anch'io. Ciao a Bacione. tutti, grazie. Ciao, Adesso ciao, salgo ciao, ciao. per la diretta. Alessandra, sì. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Grazie.